Ragazzi, buon modo dei e bentornati incredibili su Genshin Impact. Pazzesco, assurdo, mamma mia, Navia! Quanto è bella Navia, mamma mia! Allora ragazzi, oggi credo di aver battuto qualche record personale per quanto riguarda i video sul canale, perché calcolate che questo credo sia il quinto video che ho registrato oggi. Record assoluto, ho registrato il secondo di Dark Deception, due video su un gioco sus di cui non vi spoilero, ma che probabilmente per quando vedrete questo video sarà uscito, quindi ve lo posso dire, due episodi di Stone Machia, il 14° episodio di Elden Ring e questo video di Genshin Impact, incredibile, pazzesco, assurdo. Se vi vedete anche carico di adrenalina starete pensando, mamma mia, avrà bevuto 10 caffè. No, ho bevuto solo un caffè e ho dormito 3 ore, quindi non so, è un effetto collaterale ragazzi, ve l'ho detto che io ormai... non mi funziona. Ragazzi, credo che il pad abbia dei problemi. Non so se state vedendo. Un attimo che devo aggiustare qualche impostazione sus. Ok ragazzi, credo di aver risolto, era impazzito il controller. Sto facendo dei test sus. Ok, no, sembra funzionare, vabbè ragazzi. Comunque vi stavo dicendo che è un effetto collaterale ragazzi del dormire poco e di bere un caffè che il mio corpo sus emana godo. Incredibile, riesco a registrare anche 5 video in un giorno. Questo penso sarà l'ultimo video di Genshin di questa patch, probabilmente. Ci rivedremo poi nella patch sus nuova. Allora, piccolo recapino incredibile. Allora, rispetto all'altro video dove abbiamo parlato di Arlecchino, abbiamo visto Arlecchino e provato Arlecchino, cosa è successo? Allora, mi sono fatto tutte le missioni nell'isola nuova e ho portato Arlecchino al 70, mi pare, non mi ricordo più. Oggi sicuramente porteremo Arlecchino all'80, se ci riesco, e la testeremo nell'Abyss sus. Ovviamente si è resettato oggi, quindi non è che mi posso mettere a rifare tutto l'Abyss adesso, ragazzi. La testeremo sicuramente nei piani 8 e 9, quindi cominciamo a ammazzare sta affare. E poi l'altra cosa che volevo fare in questo video è sicuramente l'evento incredibile di questa patch. Ah, ma allora è proprio il controller oggi che mi dà problemi, vedi? Ragazzi, non lo so perché mi fa così oggi. Penso sia scarico, forse? Un po' sus. Ragazzi, spero non dia altri problemi. Vedi, meno male che non mi sono messo a fare l'Abyss oggi. Pensate se mi dovevo fare l'Abyss di nuovo col pad rotto. Un divertimento per tutte le età. Allora, cominciamo a farmare Arlecchino. Ce ne servono 12, eh. A livello di evento ho fatto quello lì dove dovevi fare in due piccoli gruppi eliminare i nemici. Questo evento qui mi dispiace perché sono veramente tante gemme. Io però non ho proprio voglia di farlo. Cioè, proprio con tutto l'affetto del mondo, è l'evento più brutto di tutto il gioco, io penso. Lo detesto io. Questo acchiapparella è veramente uno dei peggiori giochini che abbiano mai messo su Genshin Impact. Questo lo proveremo a fare sicuramente, l'evento sus. Hanno messo la nuova missione di Sanyo e devo ancora finire la missione di Arlecchino. Comunque l'ho provata la boss fight di Arlecchino, tranquilli. E devo dire che è molto molto bella. La buona Arlecchino mena come un fabbro, una boss fight forse la più difficile per adesso. Scaramouche, giusto per prendere queste 20 gemmine. Mi sa che si resetta il boss se faccio questo e poi esco. Vediamo un po'. Ah, ecco, un ragazzo tempo fa mi aveva detto cosa pensassi di questo personaggio qui. A me sinceramente non mi fa impazzire Scaramouche. Lo so che a molti di voi piace, però a me non piace. Non lo so, c'è qualcosa di sus. Non metto in dubbio che meni come un fabbro pure lui, come vedete. Danni importanti. Prendiamoci Baisu. Invece Baisu è sus, perché Baisu, se vi ricordate, quando uscì Baisu nessuno interessava Baisu. Ma quando hanno cominciato a uscire personaggi dentro più sus, giustamente, come dire, hanno detto, ah beh, però sai, quasi quasi Baisu aveva del potenziale sus, no? Grande Baisu. I colpetti sus. Io ho summonato per Arlecchino e, come dire, basta e avanza. Io non so neanche se summonerò per Clorinde, ragazzi. Ah, oggi il controller proprio. Non so che cosa abbia questo controller oggi, ragazzi. Non mi ha mai fatto questi problemi. Ok che non è originale, l'ho pagato 2 soldi, però, come dire, meno male che si è resettato. Hopla. Uccidiamo il nostro amico. Your toast. Tanto fatemi sapere cosa ne pensate della 4.7, se summonerete per i personaggi sus. Clorinde sembra tantissima roba, io lo dico,
Ecco qua. A voglia, ce ne mancano ancora un po'. Va bene, ci torneremo tra poco. Allora, a questo punto la missione di Arlecchino me la finisco per conto mio. Ah, ecco, questa è la missione di Sino dove vedremo Setus per la prima volta. Però io direi di andare a farci questa missione qua per sbloccare l'evento Sus. Non l'ho proprio neanche iniziato, quindi sarà divertente. Allora, andiamo a Sumeru. Eccoci qua. Non sono bravissimo negli eventi musicali Sus, però se è fattibile anche per persone come me, insomma, va bene alla grande. Ok. Ah no, ma questa è la missione di Sino. Non è la missione di Itto. Ah, ho sbagliato, mi sa questa è la missione di Sino. Che simpatico Sino che fa sempre queste battute Sus. Eh sì, ho sbagliato la grande. Infatti dicevo, perché Itto dovrebbe stare a Sumeru? Itto sta in Azuma. Itto, ragazzi, si vuole bene, accettiamo l'invito. Oh, eccolo. Probabilmente non verrà un video tanto lungo. Quando metteranno questa fare in Abyss sarà divertente, perché i personaggi Gio faranno letteralmente stonks. Più passa il tempo, più vi dico che porterò Navi a 90, probabilmente. Se lo merita Navi a 90. Mamma mia, quanto tempo che non vengo in Azuma! Però in Azuma mi pare che ho completato pure l'albero. Io dovrei tornare a Sumeru per completare i sigilli verdi. No, i Dendroculus, quelli li ho finiti. I sigilletti verdi da dare all'albero. E Fontaine invece, a voglia, devo finire gli Hydroculus incredibili. E devo pure finire le monetine d'acqua, quindi tanta roba. Infatti probabilmente prima dell'uscita di Natalan finirà che io farò qualche video di Genshin, se vi va, dove prendo la mappa che sta su internet per trovare questi arnesi Sus e vi faccio qualche video dove esploro e prendo tutti quanti gli Hydroculus. Tra l'altro avete visto che con l'ultima patch di Genshin finalmente, quando voi cercate i tesori, non è più come una volta che sai no, ti diceva che era in zona, ma non ti indicava proprio bene 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 dove stava il tesoro. Invece adesso, tantissima roba, ti fa vedere sulla mappa proprio dove sta, quindi GG. Certo, tra tutti i punti dove fare il concertone di Itto l'avrei fatto in un punto meno pericoloso. Wow, compadre! Compadre and Paimon! Questo tizio col cappello non l'avevamo visto nell'evento di Capodanno a Liyue? Ha detto gli voglio bene, secondo me è quello che prova a essere sempre simpatico nel gruppo e alla fine ci riesce qualche volta. Però gli si vuole bene a Itto, in fondo l'ho sommato pure Itto, ce l'ho l'80. L'ho usato parecchio Itto, mi sono divertito. Il problema di Itto è che se vuoi farmi fare danni Sus serve Goro, e io Goro non avevo voglia di portarlo sopra, quindi capito, amen. Parla tutto così, gangster, è molto gangster Itto. Anyway, point is. Oh yeah, right. I have faith. Damn right. Citazione a Breaking Bad, così. You can doubt it all you want, Mini Melon, but it and there's the mutual. Mamma mia, Yae. Mamma mia. Che donna incredibile. Wait, you know? Yep. I always knew him as Jeff. Ah, lui lo sa. Ah, beh, questa non so se la sapete, di Misterina. Praticamente, mi ricordo in molte missioni di Nazuma c'era questo alter ego di Goro, che era praticamente una versione di Yae ma fatta con il personaggio di Goro. E molte persone non capivano che quel personaggio non esistesse, ma era Goro vestito in quella maniera Sus. Quindi adesso Itto ha fatto la mossa da pro Chad, perché tutti pensano che Itto sia stupidone. Però ha detto no, io l'avevo già capito che Misterina era Goro. Quindi top Chad alpha male proprio. Itto incredibile, pazzesco e assurdo, incredibile. Allora, secondo me mi daranno tipo uno strumento simpatico e devo andare a suonare in giro, vedrai. Non so quanto sarà lungo questo evento, Sicuramente dovrebbe essere più divertente di quello dei fiori e dei profumi, eh. Paimon in inglese non è male, però, dai. Mi sono abituato a sentirla in giapponese, quindi. Il design di Cookie, ragazzi, è incredibile, mi piace da morire. Per quanto il suo design fosse bello, la gente pensava che Cookie fosse 5 stelle. E invece no, a 4 stelle Sus. Mi vedete più appiccicato, ragazzi, perché oggi sto controllo e mi sta a fare un po' arrabbiare. Quindi devo stare appiccicato per evitare che il cavetto Sus. Non vorrei che si fosse piegato ai punti in cui metto il cavetto nel PC. E quindi non prende il segnale, speriamo bene. Tanto mi tocca ricomprarne uno nuovo, certo. Avrei evitato in questo momento storico spese extra, però che dovete fare? Speriamo bene. Allora, questo è l'evento Sus. Facciamo questo. Ok. Ah, facciamo normale. Vai. Ok, sembra più difficile di quello dell'altra volta. Ho messo difficoltà normale,
Ok. Anche graficamente molto meglio di quello che hanno provato a mettere tempo fa, che era tutto messo, tutto appiccicato. Invece qui è più facile vedere le note. C'era quel giochino che andava fortissimo quando ero più piccolo, che dovevi far così. Io niente proprio, zero. Mi potevate dire di battere un boss di un raid, avrei preferito. No, sbagliato, cavolo. No, aspetta. Ok, con calma, dai. A chi piace questa tipologia sus di gameplay, impazzirete, capirai. Vabbè, dai, non 1950, insomma. Discantus, 3 stelle. Vabbè, mi ho fatto cacare più o meno. No, 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 non lo voglio rifare, fratelli. Prendiamoci 60 gemme, lo dovrei rifare altre 2 volte per avere... Ne vale la pena? Assolutamente no. Questa mi piace! Questa di Naida è sus, dai, facciamone qualcuna e poi proviamo pure le altre parti dell'evento, dai. Ah, ok, qui devo cominciare a fare... buono, 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 aspetta. Ok. Ok, ok. Ah, questa mi piace, eh. Una furia, ragazzi, una furia. No, cavolo, appena ho detto una furia... Devo stare zitto, ragazzi. Ok, ok, ok. Questa è difficoltà normale, poi, eh. Mamma mia. Ok. E se questa era l'intro di Naida nel primo teaser? Vabbè, dai, è molto tranquillo come evento, dai. Dulcem, vabbè, qui proprio diciamo che non sono stato bravissimo. Però, ragazzi, mi interessano le 60 gemme e, come dire, diciamo, jungle incredibile, va? Sicuramente è più svelto dell'altro evento, dell'altra faccia. Quindi la prima fase dell'evento è fare questo, va bene. Ci può stare. Oh yeah. Che poi stiamo usando proprio jungle in questo momento, quindi tutto canon. Questo è molto slow per adesso, quindi forse è quello che mi verrà meglio. Se non ci stanno trick strani, questo è sicuramente meglio che mi sta venendo. 1800... Arriviamo a 2000 almeno? E quando? Mannaggia, ormai la gioia. Vabbè, dai, 2155, dai, non mi sento... Sopra i 2000 sono contento, dai. Prendiamoci le gemmine. La prima parte è fare questo, e vabbè. Questo invece che devo fare? Ah, vabbè, devo eliminare delle cose. Quello lì ve lo skippo perché bisogna semplicemente andare in giro a eliminare nemici random e fotografare fiori e piante. Cioè, quindi devo cantare con loro? Con NPC random? Ok. Non credo sia giusto mai nella vita, però. Ah no, quella l'ha azzeccata. Mazza, l'ha azzeccata, serio? Dai, quello è un la. Sarà un la sus? E te pareva che non era un la. Ho sbagliato l'ultima, ragazzi. Mannaggia. È giusto? Oh, ce l'ho fatta, incredibile. Beh, l'idea è carina che loro cantano e tu devi capire quello che stanno cantando. Vabbè, dai, non è terribile neanche questo, dai. Va bene, a questo punto proviamo pure questo pezzettino qua. Vabbè, ma questo è inutile che ve lo faccio vedere, perché dice semplicemente di eliminare nemici random, qui fare delle foto e qui, come dire, prendere delle piante, quindi insomma. Uno su tre. Tre tipologie. C'è il Ruin Guard boss. È vero, gli altri stanno a Sumeru. Vabbè, è carino che almeno non li hanno fatti proprio scontati. Dai, dai, lo voglio uccidere con un colpo incredibile, vai. Vabbè, come avete visto è carina la missione, dai. Almeno riesplori un po' le aree vecchie. Arlecchino all'80. Allora, amici, probabilmente molti di voi ce l'avranno anche al 90, però va bene così per adesso. Allora, l'80 è 95-162. Allora, io la lascio un attimo a 95 perché voglio vedere se mi critta sempre. Però probabilmente gli leverò 10 di crit rate e gli metterò 10 di crit damage. C'ha questa deathmatch a refine 2, incredibile. C'ha il set del gladiator. Non ho ancora avuto il tempo di farmare il set suo. Potrei portarli su, ma la voglio testare con i talenti al 6, va bene? Allora, proviamo un attimo la nostra Arlecchino. Non me la sento di portarla al 12. Proviamo un attimo il piano 9. Facciamo questo qui che ci aumenta il danno. Allora, la combo sus. La voglio vedere un po' come se la cava Arlecchino. Allora, facciamo così. Facciamo così. Sì, forse dovevo mettere caso, però fa niente. 11.000, 36.000, 19.000, 20.000, 23.000, 14.10. Proviamo
proviamo un po' la ulti. 27.000, vabbè, allora. Tiro! Non è un danno assurdo, però è anche all'80, senza il suo set. Io le Arlecchino che ho visto facevano tipo 100.000 a botta. E mi direte voi, anche grazie al cavolo, probabilmente c'avevano l'arma sua, c'avevano un sacco di gadget sus, come dire, non c'è niente. Ha senso qualcosa, no? Così. 10.000, 30.000. Ok. 20.000. Da ulti. Vabbè, vedi qua già ha crittato. 65.000 me l'ha fatti. Diciamo che avendoci 95 di crit rate dovrebbe fare dei danni importanti, eh? Ok. Allora, proviamo. 22.000. Ok, questa l'ha veramente massacrata. Ok, facciamo un attimo così. Forse 75.000, ho letto male? Vabbè. Ripeto, per essere il primo test di Arlecchino che faccio vagamente serio, ci può anche stare, ripeto. Allora ragazzi, io direi che per questo video un po' così, non so quanto sarà, io ho registrato quasi 50 minuti, secondo me potrebbe venire almeno un video di un quarto d'ora, 20 minuti, simpatico. Abbiamo visto l'evento della 4.7 che è sicuramente più divertente di quello della 4.6, abbiamo portato Arlecchino all'80, io spero per l'abis della 4.7 di avere Arlecchino più maxata, così la possiamo provare anche in piani un pochino più spicy. Niente ragazzi, spero che questo video su Genshin vi sia piaciuto, noi ci rivedremo con Genshin a questo punto con la 4.7, con l'evento sicuramente della 4.7, non lo so se summonerò per Clorinde, perché avete visto non è che ho tante summon adesso, io la maggior parte ce n'ho, 214, ho trovato Arlecchino non con il 50-50, avevamo trovato Jin e poi Arlecchino, quindi ci avrei un 50-50, io non so se mi conviene sprecarmelo per Clorinde, non lo so ragazzi, Natalan è ancora lontana, i primi leak di Natalan sembrano personaggi veramente spicy, quindi non lo so, vedremo. Se poi mi innamoro follemente di Clorinde, summonerò pure per Clorinde. Però, come dire, vedremo come va. Ragazzi, io torno con voi e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video.